Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Lactobioma Unifarco SPA. Ultimo aggiornamento. 17 novembre 2022. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Indicazioni. Modalità d'uso. Descrizione e caratteristiche. Allergeni. Ingredienti. Apporto nutrienti. Immagine prodotto. A cosa serve? Lactobioma è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di probiotici. È commercializzato in Italia dall'azienda Unifarco SPA. Informazioni commerciali. Titolare. Unifarco SPA. Concessionario. Unifarco SPA. Categoria di appartenenza. Integratori di probiotici. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Lactobioma 30 capsule 9,75 g. Indicazioni. Integratore alimentare a base di lactobacilli. Utili per l'equilibrio della flora batterica intestinale. Modalità d'uso. Assumere una capsula al giorno, preferibilmente al mattino con la colazione, da deglutire con un po' di acqua. Descrizione e caratteristiche. Il microbioma intestinale. L'intestino è un ecosistema complesso in cui interagiscono la flora intestinale, la parete intestinale, il sistema immunitario intestinale, GALT, ed un articolato sistema nervoso che rendono l'intestino il nostro secondo cervello. Una flora batterica quantitativamente e qualitativamente equilibrata, eubiosi, è fondamentale per la corretta funzionalità intestinale, poiché contribuisce a ostacolare i microorganismi estranei, favorisce la digestione e l'assimilazione dei nutrienti, stimola il GALT e contribuisce all'eliminazione dei metaboliti potenzialmente dannosi e alla sintesi di vitamine. La composizione della flora batterica può subire alterazioni in seguito a stimoli esterni quali stress, cambiamenti delle abitudini alimentari ed uso di antibiotici. In questi casi l'assunzione di probiotici può favorirne l'equilibrio. L-acidophilus NCFM marchio registrato è un ceppo molto resistente, in grado di influenzare positivamente la composizione della microflora intestinale. In seguito al suo utilizzo è stato dimostrato infatti un aumento della concentrazione dei lactobacilli e una capacità di ostacolare alcuni ceppi batterici. L-casei è un batterio normalmente presente nel tratto gastrointestinale umano. Numerosi studi hanno dimostrato che questo ceppo, isolato dai latticini, è molto sicuro e resistente all'ambiente del tratto digerente. L'utilizzo di L-casei sembrerebbe inoltre complementare alla crescita di L-acidophilus. Adatto a vegetariani. Adatto in gravidanza. Allattamento, previo consiglio medico. Adatto ai bambini sopra i 3 anni, previo consiglio medico. Allergeni. Senza glutine. Senza lattosio. Senza edulcoranti. Senza zuccheri aggiunti. Senza conservanti. Ingredienti. Maltodestrine, idrossipropilmetilcellulosa, Lactobacillus acidophilus NCFM marchio registrato, APCSB 5221, Lactobacillus casei LC 11, APCSB 5213. Agenti antiagglomeranti. Biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi. Colorante. Biossido di titanio. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.